questo convegno che riunisce per la prima volta tutte le cardiologie di provincia, di Palermo e della provincia, vuole dare un messaggio innanzitutto di unione e condivisione di progetti futuri. Questo mini corso è invece orientato alle scienze infermieristiche. Noi come medici negli ospedali collaboriamo nell'ottica di una operatività di team professionale con gli infermieri, e per noi sono la parte più importante della struttura cardiologica. Ecco perché abbiamo voluto dedicare un mini corso insieme al professore Soresi e al professore Amato. La prevenzione cardiovascolare oggi come oggi è veramente, soprattutto nei paesi più industrializzati, probabilmente quella sulla quale noi puntiamo di più. Puntiamo di più perché abbiamo tanti farmaci per fare prevenzione primaria, secondaria e primaria, e abbiamo soprattutto compreso che facendo la prevenzione si abbatte il rischio cardiovascolare globale. Per ciò che concerne le visite specialistiche e le lunghe file d'attesa, in questo caso possono essere davvero fatali. Questo è un argomento assolutamente attuale, sappiamo quanto è complesso questo argomento e sappiamo anche che dobbiamo fare il possibile perché queste liste d'attesa si riducano. Si riducono perché molto spesso, come appunto lei introduceva, una visita fatta al momento giusto salva anche una vita. E nel momento giusto anche di follow up è giusto che tutti i pazienti abbiano un'assistenza adeguata. Quindi questo è un problema purtroppo non solo siciliano, delle lunghe liste d'attesa, ma anche italiano, e probabilmente è quello sul quale dovremmo concentrarci di più. Proprio in questo congresso avremo una sessione dedicata, una tavola rotonda anche con il territorio e con l'assessorato, per condividere le strategie migliori proprio per ridurre le liste d'attesa e cercare di utilizzare le medicine ospedaliere nel momento giusto in modo tale da salvare più vite possibili.